Terapia di gruppo. Ciao, mi chiamo Giorgio e sono un supereroe. Gli altri in coro. Ciao, Giorgio. Cerco di spiegarmi meglio. Per tutta la vita ho sognato di essere un supereroe. Leggevo i fumetti. Mi appassionavo alle loro gesta, a quell'impulso ad aiutare sempre gli altri, per cercare di rendere il mondo un posto migliore. C'è stato un periodo quando ero ragazzino che la sera, prima di addormentarmi, pregavo ardentemente per poter avere dei superpoteri al mio risveglio. Sì, lo so. Ero molto ingenuo. Ma anche crescendo non ho abbandonato del tutto il mio sogno di ragazzo. Certo, non ci credevo più così fermamente, ma in fondo al cuore ho sempre coltivato questa speranza. Per cui, adesso che il dono è arrivato, alla soglia dei 50 anni, faccio fatica a credere che sia capitato proprio a me. Non è che ti senti diverso da quello che eri prima, diciamo che ti ci fanno sentire, li vedi lì, indifesi, che ti chiedono di fare l'impossibile, credendo ciecamente in te. Molto di più di quanto ci credi tu. Alzando gli occhi al cielo a cercare i tuoi. E quando gli sguardi si toccano, sai che non puoi deluderli e allora trovi forze ed energie che neanche sospettavi di avere. È il vecchio detto che chi ha letto i supereroi conosce bene. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Dio, quanto è vero. Sono sincero, non riuscirei a fare tutto da solo. C'è qualcuno che mi affianca e mi sostiene, e insieme siamo una squadra invincibile. Anzi, per la precisione, se non ci fosse lei, non avrei mai scoperto di avere dei poteri. Come tutti i supereroi, anch'io ho le mie origini. Oh, certo, a volte è dura. Ti senti inadeguato. E sembra che, malgrado tutto l'impegno che ci metti, i risultati non arrivino mai. Ma vai avanti lo stesso, perché sai che non li vuoi deludere. Giorno dopo giorno, battaglia dopo battaglia. Ho anche un'identità segreta. Nella vita di tutti i giorni mi chiamo Giorgio. Ho un lavoro come tanti altri. Una persona normale a tutti gli effetti, ma ai loro occhi mi trasformo e riesco a compiere cose incredibili assieme a Stefania. Il nostro nome d'arte ce l'hanno dato loro quando ci hanno chiamato per la prima volta mamma e papà.